Oggi prepariamo insieme le nostre crepe d'autunno. Per prima cosa dobbiamo preparare l'impasto. Mischiamo in una ciotola i nostri ingredienti che sono le uova, il latte, un pizzico di sale e iniziamo a montare con le fruste. Le crepe, sono fatte con farina di castagna e farina bianca e piano piano, poco alla volta, le aggiungiamo al nostro impasto, sempre mescolando. Sì, una volta ottenuto un impasto liscio ed omogeneo, lo lasciamo riposare per una mezz'oretta. Nel frattempo che il nostro impasto si riposa, prepariamo la farcia. Allora, per prima cosa dobbiamo preparare lo speck. Lo tritiamo a cubetti e lo frulliamo in un mixer. Dopo aver frullato il nostro speck, passiamo a preparare la crema di gorgonzola. Allora, dobbiamo prendere la nostra gorgonzola, la tagliamo grossolanamente, mettendola in una pentola e aggiungiamo un pochettino di latte, giusto per farla sciogliere. La crema è pronta quando la nostra gorgonzola si sarà ben sciolta. A questo punto dividiamo la nostra crema in due ciotole, più o meno in quantità uguali, forse una ne lasciamo un pochettino di più e in quella con più tanta crema andiamo ad aggiungere lo speck che abbiamo frullato in precedenza e lo mescoliamo, che questa sarà la nostra farcia. Procediamo adesso con la preparazione delle crepe. Mettiamo in una padella una noce di burro, la facciamo sciogliere e poi adagiamo il nostro ripieno allargandolo per formare la nostra crepe. Una volta che la nostra crepe si è addensata bene da ambo le parti, la togliamo dal fuoco e procediamo nello stesso modo, e non è necessario mettere tutte le volte il burro, basta metterlo solo la prima volta e procediamo fino ad esaurimento del composto. Abbiamo tutto pronto per poter concludere il nostro piatto. Allora andiamo ad imburrare una pirofila, prendiamo poi la nostra crepe, andiamo a farcirla con la nostra crema di speck e gorgonzola. Ovviamente a chi non piace la gorgonzola si può anche sostituire con dello stecchino, come succede spesso in casa mia. Andiamo ad arrotolare le nostre crepe e ad adagiarle nella pirofila. A questo punto andiamo a ricoprire le nostre crepe farcite con la crema di gorgonzola che avevamo lasciato da parte, quella senza lo speck, e cospargiamo con qualche noce. E adesso in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. Peccato che non possiate sentirne il profumo.